Uomini e donne, Tina Cipollari l'aggredisce, Gemma Galgani cade dalle scale, paura per la dama del trono over. Trono over, la decisione di Gemma Galgani. Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 è andato in onda il primo appuntamento del trono over di Uomini e Donne. La puntata odierna è stata particolare, infatti Maria De Filippi ha annunciato che gran parte è dedicata a Gemma Galgani e Rocco Fredella. Nel dettaglio, come annunciato le scorse settimane, è stata trasmessa la decisione. Nel dettaglio il cavaliere ha chiesto alla dama torinese di passare un giorno e una notte in castello e alla fine decidere se trascorrere la notte con lui o no. Gemma era vestita come una principessa e il piastrellista come un principe. Sembrava una vera favola fino a quando non è accaduto un imprevisto spiacevole. Uomini e donne, Gemma Galgani cade. A Uomini e Donne è stata trasmessa la decisione di Gemma Galgani e Rocco Fredella. Prima della scelta finale, però, la dama torinese è scivolata dalle scale cadendo per terra. Per fortuna la donna non si è fatta niente di grave, ma Rocco si è precipitato a soccorrerla. Naturalmente la caduta della direttrice di sala ha fatto ridere Tina Cipollari che dallo studio Helios in Roma guardava il filmato insieme al pubblico, al parterre, Gianni Sperti e Maria De Filippi. Uomini e donne, Tina Ligia con Gemma. Ma il pubblico di Uomini e Donne era curioso della risposta di Gemma Galgani. Quest'ultima, pressato da Rocco Fredella, ha detto di no, ovvero non si è sentita pronta ad affrontare una notte di passione col cavaliere del trono over. Dopo la messa in onda del filmato, al centro dello studio è arrivata la dama torinese per raccontare cosa è successo dopo la decisione. La donna, però, è stata più volte interrotta da Tina Cipollari che l'ha aggredita verbalmente. Subito dopo ha fatto il suo ingresso anche Rocco e tra i due protagonisti del parterre senior c'è stata una forte discussione.